Ieri appena imparavano a camminare e già stanno sillabando la trasfigurazione del passo in ritmica, geroglifico vivente, poesia. Questa è in Italia la prima scuola governativa del genere, conservatorio di danza, come ci sono quelli di musica. La sbarra è l'ancoraggio dove queste graziose crisalidi imparano a diventare farfalle. I muscoli apprendono le snodature e torsioni e slanci misurati che allenano la loro forza a creare la leggerezza. Dirige questa accademia Ia Ruskaya, un artista celebre, una benemerita del moderno rinnovarsi della danza. E se alle sue allieve fa ripetere le attitudini, le puntate, le ruote basse, le frustate, le piroette, gli intrecci e i voli virtuosistici del balletto ottocentesco, è perché vuole che esse assimilino, nei muscoli e nelle giunture, la storia e la tecnica dell'arte loro. Le ragazze sono tornate alla sbarra, stavolta però in tunica. L'orchestica è scansione del ritmo, interpretazione plastica e spirituale della musica. Segnano così esattamente il suono che se chiudessimo gli occhi crederemmo di vederle ancora. Lentamente si schiude la corolla, liturgia di primavera che giustamente compete a queste apparizioni primaverili.